Bene, bentornati. Martedì scorso abbiamo visto come con JavaScript modificare la pagina web, la nostra pagina HTML, e come inviare richieste a un server, col backend. Oggi vedremo come creare un backend che invece risponde a queste richieste. Mentre per la parte lato client la tecnologia è fissata, bisogna usare HTML, CSS e JavaScript. Lato server, in realtà si può scegliere che linguaggio si vuole. Dal sondaggio che avete fatto abbiamo scelto Node.js, che ha il grosso vantaggio che è JavaScript e quindi abbiamo già imparato la sintassi negli ultimi due incontri. Di per sé, Node è un interprete JavaScript, che serve ad eseguire JavaScript lato server. È un interprete, non un compilatore, perché mentre un compilatore, partendo da un codice, genera un eseguibile che poi viene eseguito dal sistema operativo, l'interprete, legge il codice e lo esegue direttamente. Per curiosità, l'interprete è lo stesso di Chromium, quindi qualsiasi JavaScript che funziona su Chromium, se su Chromium Base, come ad esempio Chrome, il nuovo Edge, Opera e altri, dovrebbe funzionare anche su Node. Uno dei vantaggi di Node rispetto ad altri linguaggi come PHP è il fatto che è orientato agli eventi, ovvero lui dorme finché non arriva una richiesta, non sta continuamente a controllare se arrivano richieste, ma si mette in pausa, diciamo, il programma e chiede al sistema di risvegliarlo quando arriva un evento, quando arriva una richiesta, e in quel momento il sistema lo risveglia. I vantaggi di questo sono che intasa di meno la rete e anche il server, e quindi massimizza il throughput, ovvero quanto richieste possiamo far passare attraverso il nostro server, e inoltre permette la scalabilità, ovvero l'esecuzione dello stesso server su più macchine sparse in giro per il mondo. Ovviamente a noi non interessa, però per grossi progetti può essere utile per bilanciare il carico del sistema e non avere, ecco, un nodo intasato. Questo è, diciamo, il primo file che possiamo creare di server. È un file di JavaScript. Ad esempio l'ho chiamato server.js. La prima riga, come vedete, è la strict mode che avevamo già visto con JavaScript lato client. Anche qui, uguale, per evitare di fare errori, meglio usare la modalità più restringente di JavaScript. E poi, visto che noi andremo a creare un server HTTP, HTTP vuol dire Hyper Text Transfer Protocol, cioè protocollo per far transitare ipertesti, che è quello che viene usato per far transitare le pagine web. Se invece avessimo dovuto inviare un file, avremmo potuto usare ad esempio l'FTP File Transfer Protocol. Comunque noi oggi vedremo come fare con il protocollo HTTP, che è quello che normalmente si usa nel 99% dei casi per i backend per sviluppo web. Questo viene fornito da una libreria che si chiama HTTP, fantasia. Le librerie sono pezzi di codice JavaScript che sono già state scritte da altri e che, come in questo caso, sono già incluse con Node.js, in altri casi vanno installate, come vedremo fra poco. Per richiamare una libreria usiamo la funzione require e gli passiamo come argomento la stringa col nome della libreria. E questa la andiamo a associare in una variabile, nel nostro caso in una costante, perché la libreria, una volta caricata, non andiamo a modificarla. Quindi questa costante HTTP contiene il codice della libreria HTTP che abbiamo richiamato qua. Ovviamente i due nomi potrebbero anche essere diversi, potremmo chiamare const tipo uguale required HTTP. Ovviamente è molto più intuitivo chiamarla HTTP che tipo. Dopodiché andiamo a dichiarare altre due costanti, che saranno le costanti che ci diranno dove il server sta in ascolto, perché il server starà in ascolto per vedere se ci sono delle richieste, ha un certo indirizzo. Allora, l'indirizzo l'abbiamo chiamato qua hostname ed è un indirizzo IP. Quello che ho messo io qua, 127.0.0.1, è un indirizzo particolare che si chiama anche localhost, che vuol dire la stessa macchina in cui mi trovo io. Non mi vengono in mente casi particolari per cui dovrebbe servire un indirizzo diverso. Di solito si mette sempre che la macchina stia in ascolto, cioè il programma stia in ascolto sulla macchina in cui viene eseguito, quindi almeno che non siano casi particolari.
Quindi qui andrà sempre a 127.0.0.1. Questa invece è la porta su cui stare in ascolto, perché mentre l'indirizzo IP rappresenta una macchina, o più specificatamente una scheda di rete, ma comunque possiamo pensare che rappresenti il nostro computer, un computer ovviamente può eseguire più servizi al suo interno. E questi servizi si riconoscono mediante la porta. Ad esempio, sulla porta 80 normalmente vengono erogate le pagine web statiche, si chiamano, ovvero l'HTTP, il CSS, il JavaScript del nostro sito, di solito vengono erogate sulla porta 80. Questa è la porta HTTP classica. Invece la porta HTTPS è un'altra, se non sbaglio è la 443. E questo vuol dire che il protocollo è sicuro perché è criptato. Normalmente le porte basse sono porte riservate appunto per servizi come questi. Ad esempio, fra la 20 e la 22 ci sta SSH, FTP e altri protocolli. Mentre se andiamo su valori alti come 3000, o un'altra comune 8080 ad esempio, qui sono porte libere che normalmente sono appunto non usate da altri programmi. Se vedete che il vostro server non parte, potrebbe essere che c'è un altro programma che sta usando la stessa porta, quindi potete cambiare, potete provare 3001, 3002, 3003 finché non ne trovate una libera. Ma di solito 3000, se non avete altri server non aperti, è libera. Poi dobbiamo andare a creare il server. Allora, il server lo salviamo in una variabile costante, perché una volta creato non andremo a cambiarlo. Si crea col metodo createServer della libreria HTTP e gli passiamo una funzione anonima, che è questa, che conterrà del codice che verrà eseguito ogni volta che arriva una richiesta al server. Quindi ogni volta che il server intercetta una richiesta da parte di un client, verrà eseguita questa funzione qua. La funzione prende due parametri, rec e res. Rec è un oggetto che rappresenta la richiesta e conterrà tutte le informazioni per quanto riguarda cosa ci è stato chiesto dal client. Invece res è un oggetto che serve a contenere le informazioni della risposta che li andremo a usare per dare una risposta al client. Ad esempio, settando la proprietà status code di res, andiamo a dire se la richiesta è andata a buon fine o meno. Ad esempio, se impostiamo lo status 200, stiamo dicendo è andato tutto a posto. Uno stato famoso che tutti conoscono è il 404, che vuol dire pagina non trovata, cioè la richiesta che tu mi hai fatto una richiesta a qualcosa che non esiste, oppure gli errori della serie 500, che sono quelli errori di server, c'è stato un problema al server, tipo il programma del server non parte, altre cose. Normalmente gli errori che iniziano con 2 vuol dire è andato tutto a buon fine, quelli che iniziano col 3 vuol dire che la pagina è stata spostata, un redirect. Quelli che iniziano con 4 vuol dire che la risorsa non è disponibile, non è stata trovata. Quelli che iniziano con 5 è un problema del server. Dopodiché dobbiamo andare a impostare col metodo setHeader di che tipo è la nostra risposta. Andiamo a impostare come header il content type uguale a text plain, ad esempio. Gli stiamo dicendo che il nostro contenuto sarà del testo normale, testo semplice, che in realtà, non fatemi ingannare, non vuol dire semplicemente un testo normale, potrebbe essere anche HTML, volendo potremmo dare come risposta un codice HTML e sarebbe sempre text plain. Invece avevamo visto l'altra volta, quando facciamo le richieste, che potevamo dire che il content type era application JSON, e quindi se noi volessimo dare una risposta in JSON anziché in testo piano, dovremmo dire che il content type è application JSON, e lo vedremo più avanti. Infine possiamo dare la risposta col metodo AND, che accetta come argomento la risposta, ad esempio in questo caso una stringa hello world, ma come ripeto potete metterci anche un codice HTML, e AND invia questa risposta e chiude qui la faccenda. Questa però abbiamo solo configurato il server, cioè abbiamo detto cosa deve fare quando gli arriva una richiesta. Però di per sé non abbiamo ancora
messo in moto il server. Dobbiamo dirgli di stare in ascolto di eventuali richieste. E questo si fa col metodo listen, sempre sull'oggetto server. Gli si passa la porta e l'host name su cui deve stare in ascolto, che abbiamo definito prima, e eventualmente, opzionale, una funzione che viene eseguita appena il server sta in ascolto. Ad esempio, io ho messo una funzione anonima che mi stampa in console è l'indirizzo su cui ascolta il server. Perché l'indirizzo è il protocollo, quindi HTTP oppure HTTPS se siamo, se è una connessione sicura, l'indirizzo IP, due punti, il numero di porta. Ok, adesso abbiamo scritto questo nostro semplice server che fa una cosa molto stupida. Ogni volta che gli inviamo una richiesta a quell'indirizzo qui, quindi ad esempio lo apriamo questo indirizzo qua da un browser oppure da un terminale, facciamo curl l'indirizzo per vedere la risposta, oppure invece di curl wget per salvarla su un file. Quindi ogni volta che arriva una richiesta, lui semplicemente ci restituisce come risposta la stringa hello world. Però come facciamo a farlo partire? Per eseguirlo bisogna invocare il programma di Node e passargli come su un terminale e passargli come argomento il nome del file, ad esempio server.js, che deve essere nella stessa cartella in cui abbiamo aperto il terminale. Su Linux e su Mac, quindi tutti quelli che sono basati su Unix e usano Bash o SH o ZSH o simili, il programma si chiama Node ed è nel path. Su Windows, dipende dalla versione di Windows e da come l'avete installato, potrebbe chiamarsi Node come node.exe, e se non è nel path di sistema, o lo dovete aggiungere al path, oppure dovete dargli il percorso completo, che non lo so a memoria, ma è qualcosa tipo C, slash programs, slash node.js, slash node.exe. Adesso non mi ricordo esattamente a memoria, comunque è una cosa simile. E dipende da come avete installato, perché normalmente viene inserito nel path, quindi basta scrivere node.exe, ma se non l'ha fatto dovete dargli il percorso completo. Adesso abbiamo visto come creare un singolo file di server. Adesso vedremo come creare un progetto che è un insieme di più file che collaborano fra loro, e uno dei grandi vantaggi del progetto è la possibilità di includere delle librerie esterne che ci saranno molto utili per semplificare il lavoro di creazione del server. Perché ad esempio il server di prima rispondeva uguale a tutte le richieste, ma una cosa che sarebbe carina da fare è fargli rispondere in maniera diversa per richieste diverse. E altrimenti tanto valeva fare una pagina HTML statica e finito il lavoro. E per includere facilmente appunto delle librerie esterne è utile lavorare col progetto. I progetti sono gestiti da npm, che è il Node Package Manager, il gestore dei pacchetti di Node. È famoso questo gestore dei pacchetti per problemi di peso, ovvero se voi avete tanti progetti sul vostro computer che usano le stesse librerie, npm è stupido e vi scarica la stessa identica libreria per ogni progetto. Quindi voi, se avete 10 progetti che usano le librerie Express, che vedremo fra poco essere una delle più usate, avrete 10 copie della libreria Express sul vostro computer. Il che, ovviamente, è uno spreco inutile di spazio. Io personalmente, invece di npm, uso pnpm, che funziona allo stesso modo, solo che scarica una sola volta la libreria per tutti i progetti, e quindi risparmiate un po' di spazio. Però se avete solo pochi progetti potete usare benissimo npm. Come si crea un progetto? Allora, dovete creare una cartella che contenga il vostro progetto e all'interno creare un file package.json, che sarà un file che contiene in formato JSON la descrizione del progetto. Come è fatto? Allora, c'è un oggetto che contiene le seguenti proprietà: il nome del progetto, ad esempio memory, la versione del progetto, la descrizione del progetto e l'autore del progetto, molto semplicemente. Dopodiché, dentro la stessa cartella, dovete creare un file che si chiama server.js, esattamente questo, non altri nomi, e che contiene il corpo del programma, cioè quello che verrà eseguito dal primo. Eventuali altri file potete includerli dentro, ma il file principale deve chiamarsi server.js. Per eseguire
il progetto, dovete dare npm start, oppure se usate pnpm, pnpm start. Mentre prima davamo node e il nome del file, qui diamo npm start, in automatico esegue server.js, per quello vi ho detto che il nome è importante. Come si fa per aggiungere una libreria al progetto? Allora, per ogni pacchetto che dovete includere nel vostro progetto, dovete dare npm add seguito dal nome del pacchetto. Questo non installa il pacchetto, ma lo aggiunge alla lista delle dipendenze. Le dipendenze sono i pacchetti che sono necessari per poter eseguire questo progetto. Se voi infatti, dopo aver dato questo qua, comando, se ad esempio date npm add express e aprite il file package.json, trovate una nuova voce, una nuova proprietà che si chiama dependencies, che è un oggetto che contiene per ogni proprietà rappresenta un pacchetto, ad esempio qui il pacchetto express, e il valore è la versione, è l'ultima versione che ha trovato disponibile. E semplicemente vuol dire richiedo che per questo progetto è necessario l'uso di Express a questa versione. E la versione non dovete preoccuparvi, la trovo lì in automatico e normalmente va bene quella che trovo. Per installare poi le dipendenze che avete aggiunto al vostro progetto, perché finora avete solo detto mi servono ma non le avete ancora scaricate, dovete dare npm install. E lui vi creerà all'interno di una cartella che si chiama Node Modules nel vostro progetto e lì ci installerà tutti i pacchetti che avete richiesto. Per aggiornare quelli già installati, npm update. Adesso vediamo come creare effettivamente un server un po' più intelligente di quello di prima, che rispondeva tutto uguale, che dia delle risposte in maniera diversa in base alle richieste che ci vengono fatte. Ci sono vari paradigmi di API. API non sono le API in sé, gli animali, ma application e programming interface. Sono interfacce, cioè vuol dire sono delle guide linea per mettersi d'accordo fra client e server su come comunicare. Perché ovviamente non è che il client può chiedere quello che vuole al server e il server rispondere come vuole al client, se no. Non riescono a configurarsi, devono avere una struttura comune per poter comunicare. E questa struttura comune è dettata dalle API. E ci sono vari paradigmi, i due più famosi sono le API REST o le Graph API. Le Graph API vanno molto bene per progetti grandi, però per progetti piccoli sono troppo complicate, hanno più overhead. Quindi per progetti medio-piccoli-medi, sono meglio le API REST, che sono quelle che abbiamo già visto l'altra volta con JavaScript, ad esempio GET, POST, PUT, DELETE, però ecco, i primi due GET e POST sono i principali e sono quelli che vedremo noi, gli altri sono simili al POST in realtà. La libreria che ci permette di fare delle REST API, un server che funziona REST API, è la libreria Express, quindi dobbiamo aggiungere npm add express e poi npm install lo installiamo. Dopodiché creiamo il nostro file server.js, la prima cosa è sempre modalità ristretta, poi invece di includere HTTP includiamo la libreria Express, lui a sua volta dentro includerà HTTP, adesso non dobbiamo più preoccuparci di HTTP, lo farà lui per noi, noi dobbiamo solo includere Express. Poi andiamo a creare un'applicazione di Express, per crearne una si lancia semplicemente la funzione Express, e lo si salva dentro una variabile oppure una costante, visto che non dobbiamo fare delle modifiche. E un altro vantaggio di Express è che da solo intuisce l'indirizzo IP, quindi l'unica cosa che dobbiamo dargli è la porta. E alla fine abbiamo sempre il listen, solo che invece di darlo sul server lo diamo sull'applicazione app, e non gli passiamo l'indirizzo ma solo la porta, e poi gli passiamo la funzione che viene eseguita quando entra in ascolto l'applicazione. E adesso la parte centrale è diversa, perché prima abbiamo visto che prendevamo tutte le qualsiasi richiesta e davamo sempre la stessa risposta. Adesso invece vogliamo differenziare. Ad esempio,
Questa qua cosa fa? Prende l'applicazione e dice punto get, il metodo punto get serve a dire ti sto spiegando come rispondere a una nuova richiesta di tipo get. Poi gli passiamo il percorso su cui vogliamo ascoltare. In questo caso c'è solo una sbarra e questa è la root del sito, perché praticamente il nostro sito si chiama localhost oppure 127.0.0.1 porta 3000 slash. Questa è la root del sito. Se invece qua ci mettiamo ad esempio Pippo, questo allora il percorso è questa parte qua, cioè questo è l'indirizzo, questa è la porta e questo è il percorso. E se noi ci mettiamo solo uno slash e prende percorso vuoto, diciamo, è la radice del nostro sito. Quindi adesso vi stiamo dicendo, se riceve una richiesta get alla radice del sito, allora esegui questa funzione, che come prima prende un oggetto che rappresenta la richiesta, uno che rappresenterà la risposta, andiamo a mettergli il content type text pane e andiamo a dirgli di mandare hello world. In questo caso non è end ma è send, gli invia. E una cosa che potete notare che manca è lo status code. Non abbiamo dovuto dirgli status code 200. Perché? Perché lo fa in automatico lui. Se la richiesta noi riusciamo a rispondergli, perché compare fra queste regole che gli diracciamo in questa parte, e lui in automatico dà status code 200, ce l'ho fatta. Se invece facciamo una richiesta ad esempio a Pippo che non compare qui, non c'è nessun app.get di Pippo, e lui in automatico darà errore 404 e non ho trovato il modo di rottare la tua richiesta, perché queste qua si chiamano rotte o route in inglese. Questa è una rotta, ma potevamo averne anche altre, dopo vedremo come farmi più libero. Per far partire il server, npm start. Questo è un esempio. Io sono andato a chiamare localhost, ricordo che localhost è la stessa cosa di 127.0.0.1, alla porta 3000. Qui non si vede, ma è come se ci fosse una sbarra, perché il browser anche mi nasconde il protocollo HTTP, sarebbe qua, per punti. E prima ho fatto una richiesta di tipo get, perché quando voi aprite una pagina col browser state facendo sempre una richiesta di tipo get. Alla root di questo sito, infatti, lui mi risponde hello world, e se vado a vedere nella console sviluppatori, vedo che lo stato della risposta è 200, che mi dice anche ok, quindi è andato tutto bene. E se invece io facevo una richiesta, ad esempio qui, ad altro percorso, che non esisteva, vedete che lo status è 404 e mi dà un messaggio d'errore, cannot get altro percorso. Qui vedete percentuale 20, quando si codificano gli URL, che sono gli indirizzi web questi, non si possono inserire spazi, e invece dello spazio viene inserito un percentuale 20, che vuol dire è un placeholder per lo spazio, un carattere speciale. Quindi ecco, vedete che Express, oltre a permetterci di definire risposte diverse per richieste diverse, anche ci gestisce in automatico gli errori, come in questo caso. Quindi, riepilogando, per definire una rotta, dobbiamo fare app.il nome del metodo, quindi get o post, passargli il percorso relativo alla radice del sito, e poi la funzione che deve essere eseguita quando viene fatta una richiesta con quel metodo a quel percorso. È possibile anche fare richieste allo stesso percorso con metodi diversi. Ad esempio qui stiamo definendo come rispondere alle richieste entrambe al percorso Pippo barra Pluto, però una di tipo get e una di tipo post. E rispondono una ciao da get e una ciao da post. Quindi sono due richieste completamente diverse, sebbene siano sullo stesso percorso. E se ci troviamo in casi come questo, in cui dobbiamo gestire entrambi i metodi per lo stesso percorso, c'è una sintassi ridotta. E possiamo dire app.route e passargli il percorso. E poi qui ci aggiungiamo .get e la funzione da eseguire se il metodo get. .post, la funzione da eseguire con metodo post, senza scrivere due volte il percorso. È possibile anche inserire dei parametri nelle rotte,
Ad esempio, questa qua prende sempre come metodo get, prende il percorso user barra due punti utente. Questi due punti stanno a indicare che questa è una variabile. Due punti utente è una variabile. Cosa vuol dire? Prende tutti i percorsi del tipo user con qualcosa, ad esempio user, pippo, user, paperino, user, topolino. Li prende tutti. Se vogliamo sapere qual è il valore della variabile utente, all'interno dell'oggetto della richiesta, rec, troviamo un altro oggetto che si chiama params, che contiene tutte le variabili delle rotte. Ad esempio la nostra variabile utente. Quindi se noi andiamo a richiamare il nostro server sul percorso di user paperino, ci verrà istituito come risposta richieste le informazioni per l'utente paperino. Perché lui prende la variabile utente e la stampa dove le abbiamo detto di stamparla. Prima avevo parlato di file statici. I file statici spesso traggono in inganno, perché uno pensa statico, non si muove, non fa niente. Quindi uno viene a pensare, beh, file statico sarà HTML e CSS, perché sono quelli che non fanno niente. In realtà tra i file statici rientra anche il JavaScript lato client, sebbene faccia qualcosa, effettivamente faccia muovere qualcosa nella nostra pagina. Si chiama statico perché? Perché per il server è statico, cioè ogni volta che noi richiediamo un file HTML, CSS, JavaScript al server, ce lo dà sempre uguale. Quindi è un file statico. Mentre queste risposte che stiamo creando adesso con Express sono dinamiche, perché variano in base al tipo di richiesta, al metodo, alle variabili, abbiamo visto, e quindi siamo risposte dinamiche. Normalmente su grandi progetti si fanno due server separati, uno che di solito è Apache oppure Nginx, che già eroga le pagine statiche, serve le pagine statiche, e uno, come ad esempio Node, che serve la parte dinamica del sito. Per piccoli progetti come quelli che faremo noi, o anche per medi progetti, va bene, si può far fare tutto a Node per semplicità. E qui torna utile questa sintassi app.use, dove app è l'applicazione di Express, serve a dire estendi la mia applicazione con questo, e dobbiamo passargli l'estensione che vogliamo dargli. L'estensione in questo caso è express.static, e fra parentesi il nome di una cartella. Cosa fa questa? Lui prende tutti i file che ci sono nella cartella public e li serve sulla root del sito. Ad esempio, se dentro la cartella public c'è un file memory.html, quando noi facciamo una richiesta alla root del sito di memory.html, ci viene restituito quel file lì. Quindi senza andare file per file a impostare noi la rotta di quel file e andare a derogargli il file, con questa istruzione qui, lui in automatico lo fa per ogni file nella cartella public. Public è un nome che si dà di solito, ma potete scegliere il nome che più preferite. E quindi semplicemente questo vi eroga la parte statica del sito, che è quella che abbiamo fatto negli incontri precedenti con HTML, CSS e JavaScript. Prima abbiamo visto che davamo risposte testuali con res.send fra parentesi il contenuto della richiesta. Questa era per inviare una risposta testuale. Se invece vogliamo inviare una risposta a JSON, invece di send mettiamo JSON, res.json, e fra parentesi invece di passargli un testo gli passiamo direttamente un oggetto. Lui prende quell'oggetto, lo converte in una stringa JSON e lo invia come risposta. Quindi è molto più semplice di come avevamo visto su JavaScript, dovevamo fare noi la conversione a mano. Adesso vediamo come leggere i parametri di una query di una richiesta di tipo get. Abbiamo detto che le richieste di tipo get possono avere dei parametri dopo l'URL. Allora, questo è l'indirizzo della pagina che vogliamo fare la richiesta. Qui c'è un punto di domanda che indica da qui in poi iniziano i parametri della richiesta get. Ad esempio, qui in questo caso c'è la proprietà Q con valore Node.js. Come recuperarli? Allora, dentro l'oggetto rec c'è un altro oggetto che si chiama query, e dentro ci sono tutti i parametri della query. Ad esempio, qui c'è la nostra Q.
se noi avessimo avuto qui Q uguale Node.js and user uguale Pippo, allora qui avevamo, potevamo anche recuperare rec.query.user e ci dava il valore Pippo. Per ricevere invece una richiesta di JSON via post è un po' più complicato, perché per prima cosa dobbiamo dirgli che stiamo comunicando in JSON, quindi app.use express.json. Questo fa sì che ogni volta che ci arriva una richiesta, lui legge il corpo della richiesta e traduce la stringa JSON in un oggetto. Se non mettessimo questa istruzione, ogni volta che andremo a leggere il corpo di una richiesta, dovremmo andare a convertirlo dalla stringa JSON in un oggetto per poterlo usare. Se mettiamo questa istruzione all'inizio del nostro codice, lo fa lui in automatico tutte le volte. A questo punto, dentro la funzione che gestisce la nostra richiesta di tipo post, dentro l'oggetto rec c'è un oggetto body che è la rappresentazione dello stesso oggetto codificato nel JSON che abbiamo ricevuto dalla richiesta. Adesso vediamo come gestire le sessioni. Allora, finora abbiamo visto come rispondere alle richieste di un utente senza però tenere traccia di quello che ha fatto l'utente lungo la storia. Non avevamo modo di tenere conto dello stato dell'utente. A volte ci è utile mantenere traccia di quello che ha fatto l'utente. Pensiamo ad esempio nel caso del nostro memory. Un'idea, perché finora abbiamo finito la scorsa volta il memory, però così come l'abbiamo fatto c'è il rischio che l'utente vada nella console sviluppatori e si modifichi le variabili con JavaScript e si faccia vincere la partita. Quindi un'idea potrebbe essere gestire la logica del memory sul server, in modo che l'utente non abbia modo di modificare, perché la grossa differenza tra client e server è che mentre sul client un utente con la console sviluppatore può fare tutte le modifiche che vuole, sul server non può fare nessuna modifica, a meno che non siamo stupidi noi e lasciare degli accessi in modo totalmente insicuro al nostro server. Però con quello che abbiamo imparato finora sarebbe impossibile fare il memory, perché una volta che lui fa la coppia o comunque gira due tessere, noi non abbiamo nessun modo di mantenere in memoria il fatto che lui ha giocato quelle due tessere. Perché? Perché cioè in realtà se fosse un utente solo potremmo anche farlo, ma se possiamo pensare che il nostro gioco potrebbe giocarci contemporaneamente a molti utenti, sarebbe impossibile tenere traccia di tutti. E quindi ci vengono in aiuto le sessioni. Le sessioni purtroppo non sono scalabili, quindi funzionano solo su progetti che lavorano su un solo server, ma nel nostro caso faremo progetti di un solo server, quindi non avremo nessun problema. Sono lo strumento più classico, ma se un giorno dovreste per caso lavorare su progetti che devono scalare, un'alternativa possono essere i JSON Web Token, che permettono tramite un centro stella, ad esempio Redis, di funzionare anche se il server viene eseguito da computer diversi. I dati salvati nella sessione di default vengono persi quando il browser viene chiuso, però è possibile impostare un timeout che ha una scadenza più lunga e quindi conservarli più a lungo nel tempo. Importante, visto che è necessario ricordarsi un abbinamento dei dati di una sessione a che client corrispondono effettivamente, questo viene fatto salvando nei cookie del browser dell'utente una chiave per memorizzare l'abbinamento fra una sessione e un utente. E pertanto bisogna mostrare all'utente un avviso e chiedergli se autorizza l'uso dei cookie, perché in Europa c'è una legge che prevede che tutti i siti che usano cookie devono chiedere all'utente di poterli usare. Quindi se volete usare le sessioni, ricordatevi di questa nota legale. Come si gestiscono le sessioni? Anche qui ci viene in aiuto Express, in particolare un'altra libreria di Express che si chiama Express Session. Quindi andiamo ad aggiungere al nostro progetto e poi andiamo a installarla.
andiamo prima cosa a recuperare la libreria Express, poi andiamo a recuperare la libreria delle sessioni, creiamo la nostra app Express e definiamo la nostra porta come prima, alla fine metteremo in ascolto il server sulla porta, e poi prima di mettere le rotte andiamo a mettere con app use, dirgli vogliamo estendere la nostra applicazione usando le sessioni. Quindi le estendiamo con session e gli passiamo un oggetto con le preferenze, le nostre opzioni sulla sezione. Allora, la prima opzione è resave, due punti false, per dirgli che se non abbiamo fatto modifica alla sessione, cioè se per questa richiesta qua non modifichiamo la sessione, solo la leggiamo oppure non la tocchiamo, non tornare a salvarla, non sovrascriverla, lascia quella vecchia. Normalmente non ci dovrebbe essere nessun motivo di risalvare una sessione se non viene modificata. Si fa in alcuni casi per aumentare il tempo di vita di una sessione, però nel nostro caso, che non andiamo a impostare un timer di morte della sessione e si muore naturalmente quando il browser viene chiuso, non ci interessa e quindi non andiamo a mettere. Dopo, questa serve per dire se vogliamo salvare una sessione non inizializzata, cioè una sessione vuota. Dato che non c'è di nessun interesse per noi salvarci una sessione se è vuota, tanto vale non salvarla se è vuota, mettiamo pure false. Poi secret, dobbiamo passargli una chiave con cui verrà criptata la sessione, perché le sessioni per questioni di sicurezza ovviamente sono criptate, i dati della sessione sono criptati, e quindi dobbiamo inserire una chiave con cui verrà criptata la sessione. Non serve una chiave lunghissima, ma neanche 1, 2, 3, 4, ecco, insomma, mettete, ci sono su internet generatori di chiavi, mettete così 15-20 caratteri con simboli e numeri e generate una chiave. Non dovete ricordarvela, è semplicemente una chiave che verrà usata per criptare i dati. Sarebbe anche una buona norma ogni tanto cambiarla, cioè una questione di sicurezza. Come si fa poi effettivamente a usare la sessione? Allora, dentro la gestione di una richiesta, ad esempio qui stiamo sempre la richiesta get sulla radice del sito, l'oggetto rec, la richiesta conterrà un altro oggetto session che contiene tutte le variabili della sessione. Ad esempio qui stiamo andando a vedere se la variabile, se esiste la variabile visualizzazioni dentro session. Se esiste la incrementiamo, perché in questo caso ad esempio vogliamo contare quante volte un utente visualizza la pagina. Quindi se esiste vado a incrementarla. Altrimenti se non esiste la inizializzo a 1. E dopodiché ci stampiamo il numero di visualizzazioni. Qui è un esempio, se guardate a sinistra io ho messo due finestre dello stesso browser con lo stesso profilo, quindi condividono la stessa sessione perché per il server sono lo stesso utente. E come vedete qui ho caricato questa pagina 10 volte, mi dice pagina visualizzata 10 volte, poi la ricarico sull'altra finestra e mi dice pagina visualizzata 11 volte, perché lui tiene in memoria quante volte l'ho vista, ogni volta avanza di 1. Se adesso lo ricaricavo qua, mi veniva fuori 12 volte. Invece qua a destra c'è lo stesso browser, però è la navigazione anonima, quindi un profilo diverso, e infatti vedete che il numeretto è diverso, qui sono solo 3 volte, perché l'ho caricata solo 3 volte. Quindi, sebbene sia sullo stesso computer, ho due profili diversi, e la sessione si abbina al profilo del browser. Il motivo è che il cookie che è di abbinamento che è salvato qui è lo stesso, mentre qui c'è un altro. Bene, allora, il corso è finito qua. Oggi non vi ho dato nessun esercizio perché questa parte era un po' più complicata e vi lascio un max esercizio che adesso non c'è tempo per farlo. Cioè, se volete potete iniziare a farlo e così se avete dubbi potete chiedermi. Ma se no vi lascio da farlo per quando avete tempo, che è trasformare il memory che abbiamo fatto in modo che abbia un backend che lo faccia funzionare. Cioè portare tutta la parte possibile che si può portare sul backend di JavaScript dal lato client al lato server. Se avete domande sia su quello di oggi sia su quello delle volte scorse, chiedetemi pure, e se no abbiamo finito. Una domanda a livello di curiosità. Sì. Per postare un sito web aperto da noi su un server
acquistare? Allora, bella domanda. Server esterni, allora, o prendi un tuo computer collegato alla rete e ci fai girare il server, però è una cosa poco stabile, diciamo, perché la rete di casa sono tutti che non funziona benissimo, poi se manca la corrente è un problema, eccetera, eccetera. Conviene usare dei servizi online. Ci sono dei servizi a pagamento che offrono buoni servizi, però ce ne sono anche tanti gratuiti. Uno molto famoso è altrevista.org, che è gratis, è limitato, però per piccoli progetti non c'è nessun problema, e vi fa hostare gratuitamente HTML, CSS, JavaScript ovviamente, però il backend lo dovete scrivere con PHP, non supporta Node.js. Se siete interessati solo a servizi di hosting di pagine statiche, molto interessanti sono anche GitLab.io e GitHub.io. Se voi avete un progetto anche privato su GitLab o GitHub, col vostro sito contenente le pagine statiche, potete fare il deploy su Pages, si chiama, e GitLab Pages e GitHub Pages, che prendete vi ospano il vostro sito statico a gratis. Però anche lì senza parte dinamica, quindi né Node né PHP né qualsiasi altro linguaggio. Purtroppo hosting di Node gratuiti non mi risulta ce ne siano di funzionali, quindi quello dovete pagare un servizio a pagamento, magari ce ne sono, ad esempio ci sono quelli della Google e di Amazon che costano qualche centesimo per milione di richieste, quindi c'è un piccolo prezzo da pagare, anche perché scaglionano al minimo, quindi un minimo dovete pagarlo, però non sono prezzi eccessivi, diciamo. Però di gratis per Node non mi risulta ce ne siano. C'era una volta un servizio della Red Hat, OpenGrid, una roba del genere, che offriva hosting di Linux gratis, su cui potevate installarci Node, ad esempio, però l'hanno chiuso perché c'erano troppe richieste. Troppe richieste di uso gratuito non ci stavano dentro. Quindi chi è riuscito a farsi l'account ce l'ha ancora, ma nuovi mi sembra che non se ne possano più fare. Se no, ad esempio, per Python, se volete fare un backend con Python, c'è tipo Python Everywhere, che però, e ho anche Heroku, che forse funzionano anche con Node. Non ho mai provato, ma forse funzionano con Node. Però non sono attivi 24 ore su 24, funzionano poche ore al giorno, cioè avete un limite orario su cui farlo funzionare. Potete decidere voi quando farlo partire, però avete sì, un limite orario. Se no, ci sono altri servizi simili all'altrevista, ad esempio 000 hosting, una roba del genere. Ecco, mi scrivono in chat che Python Everywhere è attivo 24 ore su 24, ma limitato a un progetto, quindi se hai solo un progetto puoi farlo lì 24 ore su 24 gratis. E stavo dicendo sì, che ci sono altri siti come Altrevista, Altrevista è il più famoso, ma appunto ce ne sono molti altri, però tutti quelli di solito hanno come backend PHP ed è una questione di sicurezza, perché il PHP è limitato, mentre con Node potenzialmente tu potresti configurarti il sistema, e quindi dovrebbero metterci delle precauzioni, delle restrizioni sui permessi, che non hanno voglia di fare su quelli gratuiti, e quindi non ti danno nome praticamente per quello.